In famiglia un contrasto molto forte, qualcuno si sente ferito, ci sono. Abbiamo degli strumenti di aiuto nelle queste Abbiamo degli situazioni? strumenti di aiuto che sono quella di entrare in accordo, cioè non perdonare, perché il perdono presuppone che ci sia uno più grande che è buono, che perdona, e l'altro più piccolo, cattivo, che viene perdonato. Questo non è così, e per cui noi non parliamo mai delle costellazioni familiari di perdono, ma di entrare in accordo col destino dell'altro. Entrare in accordo col destino dell'altro vuol dire che se qualcuno ti ha fatto del male o ti ha umiliato, ti ha offeso, ti ha ferito, eccetera, entrare in accordo col destino dell'altro vuol dire vedere le cose anche dal punto di vista dell'altro e comunque riconoscere che anche noi non siamo perfetti e che siamo capaci di fare degli errori e comunque di comportarci male, perché noi vogliamo sempre essere i bambini o le bambine innocenti. Noi crediamo sempre che sia l'altro il colpevole, noi diamo sempre la responsabilità a qualcun altro. Di tutto quello che ci succede non ci prendiamo mai la responsabilità noi, ma cerchiamo sempre un capro espiatorio per liberarci e per poter portare avanti la nostra idea e soprattutto sostenere la nostra ragione, che noi siamo bravi e innocenti, e se c'è qualcuno che è cattivo è l'altro, e l'altro invece è cattivo ed è quello che ci fa del male. Questo porta ovviamente a delle situazioni veramente drammatiche a tutti i livelli, non solo a livello di coppie, non solo a livello ma fra gli amici, ma nelle guerre, voglio dire, no? Noi dobbiamo sempre trovare un nemico, perché se troviamo un nemico ci sentiamo innocenti. Se noi invece prendiamo la responsabilità di essere dei cittadini del mondo, dei membri dell'umanità e quindi come tali responsabili di tutto quello che succede sulla Terra e nel mondo, perché responsabili? Perché noi siamo parte di questa umanità, di questo sistema e quindi anche solo con i nostri pensieri possiamo contribuire alla guerra. Noi con i nostri litigi, con le nostre rabbie contro il vicino di casa che ci sbatte la porta o che ci fa rumore, o con quello che ci attraversa la strada improvvisamente, noi siamo sempre costantemente in guerra. Questo essere in guerra fa sì che questa energia della guerra, perché trovare sempre il nemico, essere sempre alla ricerca del nemico vuol dire essere in guerra. E questa energia non finisce lì, con l'evento, con il caso, con quell'esempio, ma si espande. È come un'energia che si diffonde a livello dell'etere, chiamiamola così, diciamo, a livello energetico, noi lo chiamiamo campo cosciente, dove vengono registrate tutte le cose che succedono in questo piano, su questo piano terreno, e quindi in qualche modo quella energia lì, quella forza lì, la nostra rabbia, la nostra avversità, il nostro cercare sempre il nemico, questo fa sì che poi questa cosa si concentri, questa energia, nei punti più deboli del pianeta. E i punti più deboli poi dove vediamo le guerre, ci sono 69 guerre in atto in questo momento nell'umanità. E questa cosa non può essere, non è un caso, e non può essere solo la responsabilità dei capi di governo, di queste cose, della lotta per la sopravvivenza. Ci sono proprio delle lotte, oppure è lotta per la sopravvivenza, ma è una lotta che porta sempre ad essere in contrasto con qualcun altro. Se noi invece cominciamo a entrare in accordo con quella che è la realtà, con quello che ci succede, perché ha una funzione nel nostro livello, nella nostra scala evolutiva, di consapevolezza, eccetera, questo porta invece a eliminare tutti quei contrasti che ci sembrano insuperabili e che ci fanno tornare un po' bambini. È il bambino che dice: non è colpa mia, è stato il mio amico, è stato lui, non sono stato io. È il bambino che vuole essere innocente. Perché vuole essere innocente? Perché vuole essere agli occhi dei genitori innocente e il bravo bambino. Solo che questa sindrome, io la chiamo la sindrome del bravo bambino, spesso ce la portiamo dietro negli anni, anche quando abbiamo 50 anni, facciamo lo stesso tipo di
adottiamo questo tipo di dinamica, no? Per cui anche a 50 anni la colpa non è mai nostra, a 60, 70, ma è sempre di qualcun altro. Questo fa sì che porta di sempre questo veramente gap, questa differenza di interpretazione di quello che è la vita, e questo ci porta a sofferenza. Questo è il motivo principale delle nostre sofferenze quotidiane, sia dal piccolo caso al grande caso. Allora io ti chiedo...